Ragazze, benvenuti in un nuovo video, io sono Vitti871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Ok, i capelli a posto. Scusate, ma ormai con le mascherine non sono più abituata a curarmi un minimo, quindi ok. Allora, nel video di oggi volevo mostrarvi quali sono stati i regali di Natale che abbiamo ricevuto, in quanto vi mostrerò anche i regali che ha ricevuto Cesare, perché in realtà alcuni miei regali sono comunque legati anche a lui e comunque ne ho anche tanti suoi, per cui magari vi può essere di ispirazione o semplicemente magari siete curiose di vedere anche dei regali per un bambino. Sono un po' mix perché in realtà ho un po' di roba buttata qua sul tavolo, un casino di roba dentro questa roba, questo sacchetto Ikea, più altra roba sparsa in giro. Infatti io credo che questo video lo registrerò in due tempi, una parte adesso perché ne approfitto che gli uomini, cioè mio marito e Cesare, sono usciti a fare una passeggiata, quindi ho campo libero e così finalmente mi libero di questa borsa di Ikea che è tipo in casa, in giro in casa, per casa da una settimana. Dopodiché andrò a reperire gli altri regali che sono sparsi per la casa. Allora, cominciamo subito con quelli che ho sul tavolo, che sono principalmente tutti miei. Parto dall'ultimo regalo ricevuto, perché me l'ha dato ieri appunto una mia amica, e ho ricevuto lo scrub labbra di Vera Lab, ossia dell'estetista cinica. Cade a fagiolo con aloe vera ed estratto di passiflora, perché proprio qualche giorno fa ho fatto un po' di pulizie nel cassetto del bagno dove avevo tutte le maschere. Tra l'altro ho trovato delle maschere che erano scadute tipo del 2017, ma vabbè, e avevo tra l'altro un set di estetista cinica, ma di tantissimi anni fa, che appunto era scaduto, e era un set proprio labbra con lo scrub, la maschera e il balsamo. Però l'avevo comprato veramente anni fa a Milano, quando ero lì per lavoro, per cui ho pensato bene che fosse giunto il momento di eliminarlo, e quindi questo regalo cade veramente a fagiolo. È appunto uno scrub labbra che utilizzerò, insomma, molto presto per le mie routine di bellezza serale. Poi ho ricevuto... Allora, io praticamente quando siamo venuti a abitare in questa casa, una delle prime cose che ho comprato è stato lui, ve lo faccio vedere, il Black Decker, perché è una figata, cioè quando voi rovesciate qualche briciola, piuttosto che io quando mi lavo i capelli faccio cadere un sacco di capelli, e quindi poi il bagno è invaso dei miei capelli, e quindi poi mi metto lì e tiro su. Il problema è che questo qua, che è appunto... ormai ha quasi 5 anni, sempre della marca Black Decker, non era molto potente, era solo 4.8 watt, per cui ultimamente notavo che non tirava più su quello che doveva tirar su. Per cui un giorno disperata sono andata dai miei e gli ho detto: ma il mio Black Decker non funziona più, non va più bene, non va più bene. E quindi mi è arrivato lui, che ha ben 11 watt, quindi quasi tre volte più potente dell'altro. E sebbene io, come ben sapete, non sono una grande casalinga, questo per me è fondamentale averlo. Cioè, mi sembra più quel robi che sparano le foglie, però è super potente, mi piace un casino. Tra l'altro anche la spazzolina, volendo, che si mette e si toglie. E soprattutto adesso che abbiamo Cesare, che comincia a tirare roba ovunque, e che insomma ha iniziato a mangiare, adesso andando avanti nei mesi inizierà poi a mangiare magari anche cose un po' più solide di queste pappine che gli preparo, insomma ci tengo, ecco, a tenere la cucina in ordine, per cui è arrivato lui. Ho anche la scatola qua, lui, e niente, quindi è super super potente. Infatti adesso penso che l'altro, che comunque funziona ancora, lo regalerò forse a mia suocera, non lo so, e quindi insomma questo è stato uno dei miei regali bellissimi. Poi rimango sempre qua in tema, lui era un altro mio fondamentale dell'inverno, credo che andrà anche nel mio video dei preferiti del prossimo mese, ossia lo scaldotto. Lui, io praticamente ogni anno ne faccio fuori uno, non so come mai, arriva a fine stagione, cioè verso aprile, marzo, quando insomma comincia a non esserci più tanto freddo in casa, che il mio scaldotto o si è fulminato, cioè una volta veramente si è fulminato, cioè staccando la presa, pum, stavo per saltare in aria anch'io, oppure non scaldano più, insomma succede qualcosa, perché mediamente è quasi il mio regalo annuale per Natale,
E quindi insomma anche lì un giorno mi sono lamentata con mia mamma, devo assolutamente comprarmi uno scaldotto, quello dell'anno scorso l'ho dovuto buttare tutto e quindi tada, è arrivato lo scaldotto che tra l'altro stiamo usando tantissimo anche con Cesare perché glielo mettiamo nella sua culletta la sera prima di metterlo a dormire, così lui quando viene messo nella culla si trova il lettino caldo. E quindi c'è meno rischio che si svegli. E appunto questo qui, vedi, riscaldamento rapido, è caldo fino a 6 ore, quindi io insomma lo tengo lì. Tra l'altro hanno fatto questo design, vedete che c'è scritto Hardest for Bergamo, perché praticamente 2 euro andavano in beneficenza per il Covid, quindi insomma per Bergamo. E insomma per me è un fondamentale da avere. Un altro regalo che in realtà ho ricevuto io, anche se in realtà è per Cesare, è questa lampada. Tolgo però, ho lo scontrino perché in realtà sono un po' in dubbio se cambiarla o meno. Questa me l'hanno regalata i miei. E questa lampada della marca Trousselier, penso che si dica, che è stata comprata al centro gioco educativo ed è una lampada, diciamo proiettore di luci. Io in realtà a mia mamma, a mia sorella, insomma, avevo chiesto una lampada che proiettasse le luci nel cielo, cioè tipo effetto discoteca. Ma questa in realtà secondo me non fa proprio quell'effetto lì, cioè questa ha sto trenino che gira un po' intorno e poi ha un leggero cambiamento di luci sul soffitto, per cui in realtà sono già passata ieri al centro gioco educativo per appunto lo scontrino qua per cambiarla, ma c'era troppa gente, per cui voglio tornarci in un momento in cui sarò più tranquilla. Non lo so, la voglio provare ancora un attimino con calma e eventualmente capire se cambiarla o no, per cui non la tolgo dalla scatola. Ok, i regali che ho qua sul tavolo sono esauriti, quindi iniziamo con la borsa di Tia, sempre con il mio scaldotto sulle gambe. Allora, Cesare ha ricevuto questo set che era una roba che io volevo assolutamente comprargli, poi boh, alla fine mi sono detta abbiamo già mille cose, per cui sono contentissima di averlo ricevuto. Ed è questo set di calzini più polsiere che hanno un sonaglio. Non li ho ancora tirati fuori proprio perché volevo aspettare di mostrarveli, perché le cose comunque mostrate nelle scatole hanno sempre più un loro perché rispetto a farle vedere così, e però appunto non vedo l'ora di metterli, per cui mi sa che dopo che avrò registrato questo video lo apro e voglio vedere che reazione ha, soprattutto con le cose ai polsi. Io ho ricevuto da mia sorella, questo è stato un regalo un po' richiesto, i calzini dell'Adidas. Era un set da 3, uno in realtà ce li ho addosso, le indosso perché ultimamente mi vesto spesso con le tute e soprattutto quando ho delle tute un po' più sportive, soprattutto quella, una nera di felpa che ho, mi piace l'idea di metterci il calzino bianco dell'Adidas. In questo momento sto pensando alla mia collega che se vedrà questo video penso che avrà ribrezzo nel vedere queste calze, ciao Steffi. Però a me piacciono, sono anche molto pesanti, molto calde, quindi è ovvio non le userò quando tornerò in ufficio, però sono molto molto comode. È vero, sono un po' antisesso, però sono molto comode e in realtà sono molto fashion perché sono tornate molto. E mia sorella tra l'altro le ha comprate in un negozio che si chiama Scout a Torino, che mi ha dato insieme questo sacchettino meraviglioso, infatti pensavo fosse il regalo il sacchettino, e che quindi assolutamente riutilizzerò perché è super stracarino. Poi, poi ho ricevuto, sempre da un'amica, questa saponetta, gli officinali Hortensia Era Barbaro. Io non uso molto le saponette, diciamo che preferisco senza dubbio il sapone liquido che è più comodo, ma le saponette io le uso tantissimo per profumare i cassetti e la biancheria intima, quindi questa che sta profumando tantissimo andrà dritta dritta nella mia cassettiera dell'intimo. Poi proprio qui ho un altro regalo che ha ricevuto Cesare, questo è stato un regalo sempre un po' indirizzato e tra l'altro io non conoscevo assolutamente questa marca, me l'ha suggerito uno di voi su Instagram, per cui è entrata nella mia wishlist natalizia di Cesare e quando mia cognata mi ha chiesto che cosa insomma, poteste regalare a Cesare, le ho detto lui, l'elefantino della Gund. Allora, questa marca fa tre animali, il coniglietto, l'elefantino e la scimmietta.
Il coniglietto mi sembrava più da femmina, non so perché. E il scimpanzé, insomma, la scimmietta non ci faceva impazzire, ma lui è di un amore. Ciao, che bello fare cucù con te. Ehi, dove sei? Cucù, eccoti qua. Dove sei? Cucù, eccoti qua. Dove sono? Eccomi qua. No, vabbè, è stupendo, secondo me. Sembra avanti 2 ore. Ti voglio bene. Comunque a me piace tantissimo, per cui adesso lo tirerò fuori, gliel'ho già fatto vedere a Cesare ovviamente, e aspettate che chiudo solo la batteria per non farlo scaricare qua. E niente, comunque è bellissimo secondo me. E poi ho ricevuto sempre per Cesare. Sapevano probabilmente che gli elefanti mi piacevano sempre nel centro gioco educativo, questo pupazzetto. E dato che comunque Cesare si sta apprestando ad andare a dormire nella sua cameretta, mi piace l'idea che abbia qualche peluscino, insomma, da tenere tipo Dudu, e insomma mi piace tantissimo. Poi invece io gli ho, insomma, tramite, in realtà è un regalo da parte della nonna di mio marito, però gliele ho prese io su Amazon, perché effettivamente mi sono detto, cavolo, Cesare è un maschietto e non ha una palla, e su Amazon ho trovato questo set che secondo me era molto carino, dove c'era sia la palla che il cubo, e tra l'altro il cubo da qualche parte dovrebbe forse avere anche lo specchio, ovviamente sono sonaglietti, e mi piacciono tantissimo. E poi, allora, vediamo una... Ah, ancora, c'è ancora, questo mio regalo, no, qui qua ci sono i regali di mio marito, non penso che vi interessi la tuta termica di Ted Dennis da vedere, e ok, e poi un altro regalo che appunto avevo richiesto, perché io ho cambiato macchina, non ho più la Smart, o meglio, ce l'ho ancora in vendita, tra l'altro, se qualcuno fosse interessato, e ho preso una Yaris perché appunto avevo bisogno di più spazio per Cesare, e ho un portachiavi che al momento non mi piace, e avevo visto questo qua della Lego con Wonder Woman, dato che io mi sento un po' Wonder Woman da quando sono diventata mamma, insomma l'ho voluto e mia sorella me l'ha regalato. Quindi, allora, questi sono per il momento i regali che ho qua. Vi mostro ancora il regalo che mi ha fatto mio marito, ve lo mostro per ultimo. Ok, ho ritrovato altri regali che avevamo già utilizzato. Allora, Cesare ha ricevuto questo giochino della Clementoni, che è molto carino perché... Ciao, ascoltiamo un po' di musica, premi un pulsante. Fa tutte le musichette. Della stessa linea della Clementoni abbiamo già anche l'iPad, che è molto carino. Poi, sempre per Cesare, sempre da parte della nonna che mi aveva commissionato i regali, ho voluto prendere questo libro del bebè, che è bellissimo, una catena di libri, ci sono vari animali in copertina, li trovate su Amazon, tra l'altro io tutte le cose che trovo su Amazon ve le linko comunque qua sotto, e secondo me sono dei libri veramente fatti bene, sono di stoffa, quindi consentono al bambino di girare bene le pagine, e hanno appunto tutti gli animali che magari fanno rumore, vedete qua così, qua c'è il nasino che suona, qua c'è lo specchio, sono veramente veramente fatti benissimo. E poi hanno anche la loro custodia appunto in plastica, dove devo andarli a riporre. Vedete la valigettina, super carini. Poi mia sorella ha regalato un paio di Happy Socks a Cesare con i draghetti, solo che appunto sono 12-24 mesi, quindi aspetto ancora ad aprirli, ma sono secondo me super super carini, almeno insomma per la primavera. Poi io ho ricevuto una gift card di Universo Bimbo, che è un negozio tipo Io Bimbo, Iper Bimbo, che c'è qua, non so se sia in tutta Italia, comunque è il negozio dove principalmente io vado, è più comodo a casa quando devo comprare anche omogenizzati queste cose, quindi sempre utili le gift card. Poi ha ricevuto questo libro di Babbo Natale, bellissimo, che sonoro. Ed è appunto molto carino perché all'interno ci sono tutte le storielle di Babbo Natale
E vabbè, io i libri li adoro veramente, per cui li leggo sempre la sera a Cesare e insomma mi piaceva il fatto che ne avesse uno di Natale, quindi è stato un regalo super apprezzato. Poi, sempre chi mi ha regalato quel libro mi ha anche regalato la pallina appunto da appendere sull'albero con la scritta Cesare. In realtà uno di voi mi aveva regalato la pallina di Casanova con scritto Cesare ed è arrivata poi anche questa pallina, ma tanto le palline con scritto Cesare non sono mai poche, per cui le ho messe entrambe sull'albero e stanno veramente benissimo. Poi un altro giochino che ha ricevuto ed è super super carino, poi io adoro i giochi in legno, è questo giochino appunto un po' interattivo che serve appunto per sviluppare diciamo le attività, è un tavolo, mini tavolo attività, diciamo, vedete i bambini giocano a muovere questi cosini, poi ci sono i giochini da incastrare, è bellissimo, infatti questo l'ho già messo nella cameretta di Cesare che quando sarà finalmente terminata vi mostrerò. E poi ha ricevuto questi pantaloncini blu in costine, a velluto, di velluto a costine della Kiko, questo è taglia 12 mesi. Poi questa felpina carinissima di Aspen Polo Club. Questi insomma sono i generi di abbigliamento che piace a me, comunque molto molto semplice, molto carina, e quella un po' per la crescita. E poi questa felpina della Petit Bateau grigia con la scritta Bonjour, bellissima. Questa è addirittura 18 mesi, ma la Petit Bateau veste pochissimo, per cui sappiatelo. E poi da parte di mia sorella, anche se in realtà l'avevo comprato io, forse insomma se avete già visto il videotema lo saprete già, è questo, il carrellino, primi passi in legno, questo l'avevo preso appunto alla Lidl ed è fatto super bene, vedete, è un carrellino. Primi passi tutto in legno, tra l'altro c'è anche il freno perché alcuni mi hanno detto no, ma i caggiochini della Lidl sono fatti male, non c'è freno, e invece c'è il freno ed è molto carino perché appunto serve per far camminare il bambino e finché il bambino non cammina comunque qua davanti ci sono un sacco di attività, vedete c'è lo specchio che gira, questo che gira, le rotelle che girano, qua c'è uno sportellino che si apre e si chiude. Anche qua ci sono delle attività, insomma è veramente veramente bello. Oltre a fare un po' di arredamento, diciamo, nella camera di Cesare, è super interattivo, quindi lo vedo già abbastanza interessato. Ecco, un altro regalo mangiareccio che abbiamo ricevuto è stata questa tortina alle nocciole e questo pacchetto di biscotti senza lattosio da parte della mia amica, che ha il biscottificio Bricco Dolce. È un biscottificio che c'è in Corso dei Gasperi 20 a Torino e però appunto potete trovare anche su Instagram e appunto mi ha fatto questo regalo mangereccio e in realtà appunto mi sono fatta il regalo con pochissime amiche, alcune le devo ancora vedere. Ah no, ecco, un altro regalo, mi stavo dimenticando perché lo sto indossando da praticamente da quando l'ho ricevuto. La mia amica Marta del negozio Zazazù mi ha regalato questo braccialetto, non so se lo vedete, con scritto I love mama, e che l'ho indossato appena ricevuto e non lo stavo dimenticando. Allora concludo oggi il video dei regali, cosa abbiamo ricevuto a Natale, perché ovviamente poi non sono riuscita a concludere il tutto. Allora, volevo ancora mostrarvi questo regalino che ha ricevuto Cesare, anche se in realtà ho lo scontrino e penso che dovrò cambiare qualcosina, perché ho paura che gli stiano un po' giusti. Tanto è stato comprato il 18 dicembre, quindi ho un mese di OVS. E hanno preso questi pantaloni blu, solo che questi sono taglia 6-9, per cui ho paura che gli siano un po' piccolini, anche se in realtà sono molto carini. Per cui penso proprio che questi glieli cambierò. E poi invece questi qua dovrebbero essere 9-12. E sono appunto così grigi a velluto a costine, anche se devo dirvi ragazzi io preferisco di gran lunga i pantaloni che hanno l'elastico in vita perché sono molto più comodi, questi invece hanno il bottoncino quindi ogni volta metti togli e soprattutto lui di vita è abbastanza strettino, per cui molto spesso questi che sono fatti così gli stanno larghi, per cui adesso vedo insomma un pochino e piuttosto li cambierò entrambi, vedo un pochino che cosa trovo lì in negozio. Una mia amica mi ha fatto un regalo, diciamo, unico, Natale e compleanno, mi ha regalato di Joy, che è una catena di gioiellerie,
Questi orecchini bellissimi con le stelle, sono due, aspettate, ve ne faccio vedere uno singolo. Sono degli orecchini così con le stelline che, diciamo, una volta indossate sembra che uno abbia più buchi. Sono troppo carini, ne avevo un paio simili, non con le stelline ma con tipo simili brillantini tantissimi anni fa, perché le mode ovviamente ritornano e mi piacevano già allora tantissimo, poi ovviamente li avevo persi e quindi mi è piaciuto un sacco. Poi mia sorella, in realtà io avevo richiesto i guanti termici, diciamo, per il passeggino, diciamo quei guanti che si montano sul passeggino e rimangono fissi, però non li ha trovati, ma in compenso mi ha comprato questi guanti qua, che sono troppo carini, perché sono a forma tipo di mussola, mi sembra che si chiami, muffole. Come si chiamano i guanti quelli? Muffole. Muffole. E appunto, vedete, sono color carne, dentro sono comunque tutti molto molto caldi, tipo montoncino, e la cosa super carina è che hanno lo smalto, per cui vi giuro che una volta vista da lontano con le mani così sul passeggino sembra davvero che siano le mie mani, e sono carini. Infatti questi qua me li tengo fissi nella borsa del passeggino, perché diciamo, se non è la vita di tutti i giorni, sono un po' scomodi da utilizzare, ma con il passeggino sono perfetti. E poi infine l'ultima roba che mi... no, vi mostro poi ancora in ultimo il regalo di mio marito, ma vi mostro questa box che mi è arrivata da DM, con cui diciamo collaboro ogni tanto, e sono stati super carini perché appunto mi hanno mandato appunto la letterina con i regali, con all'interno una serie di prodotti tutto a base, tutti rosa. Allora, mi hanno mandato questi che sono dei cuori per il bagno al profumo di rosa. Io non ho la vasca, per cui li terrò lì e li regalerò insomma a qualche mia amica che ha la vasca. Poi questa qua che è una crema giorno con olio di rosa selvatica. Questa mi serve proprio perché sto quasi ultimando la mia crema da giorno, quindi insomma cade a fagiolo. Poi un sapone per doccia e massaggio. Sono quei saponi, vedete, che da una parte massaggiano. Poi questi che anche secondo me sono molto utili, concentrato l'effetto lifting immediato, riduce le rughe e aumenta l'elasticità della pelle, quindi questi qua li voglio assolutamente provare. Poi questo con latte corpo idratante al burro di cacao e ibisco. E infine questo cosino qua che in realtà purtroppo possiedo già, perché l'avevo comprato in lockdown, ed è il rullo massaggiante per viso in quarzo rosa, per cui lo terrò lì e poi insomma lo regolerò magari a qualche mia amica o chiederò a mia mamma o mia sorella se sono interessate. Io ce l'ho verde, appunto l'avevo comprato durante il lockdown e lo utilizzavo quasi ogni sera, adesso da un po' che non lo utilizzo, quindi dovrei ricominciare. E poi insomma questa scatola tra l'altro mi piace un casino e la terrò sicuramente per magari riporci qualcosina di Cesare all'interno dei cassetti. Basta, vi mostro un ultimo il regalo che mi ha fatto mio marito. Aspettate, vedete, vediamo che faccio un po' lo zoom. Mi ha regalato questi orecchini, sono dei cerchietti, ma in realtà sono più ovali, aspettate che ve li faccio vedere, che io bramavo da tempo in aspettate, si vede, spero riusciate a vedere, vedete, sono un po' ovali e sono in oro bianco e diamanti, e appunto io li bramavo da tanto, già dallo scorso anno devo dire, poi però insomma aveva optato per altri regali, anche perché per la nascita di Cesare io ero fissata che volevo il trilogy, e infatti mi ha regalato appunto il trilogy per la nascita di Cesare, però appunto poi ha unito compleanno, visto che insomma compleanno eravamo in lockdown, non mi aveva fatto regalo, e mi ha regalato questi orecchini che mi piacciono tantissimo. Quindi questi sono i nostri regali di Natale, noi ci vediamo con il prossimo video, un bacio, alla prossima, ciao!